Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi per gli appassionati dei piatti asiatici faremo i gyoza, dei tipici ravioli di carne giapponesi, molto gustosi, che si accompagnano spesso con la salsa di soia o la salsa teriyaki. Magari li avete mangiati qualche volta nei ristoranti giapponesi cinesi. Ingredienti e dosi per realizzare questi gustosissimi ravioli, come sempre, ve li metto nel link che trovate sotto in descrizione. Iniziamo la preparazione dei ravioli giapponesi e partiamo proprio dall'impasto. Quindi mettiamo all'interno di una ciotola il mix di farine. Io uso semola rimacinata e farina 00. Adesso aggiungiamo un bel pizzicotto di sale fino e aggiungiamo lentamente dell'acqua, che mi raccomando deve essere tiepida. Per essere precisi stiamo intorno ai 38-40 gradi. Mentre aggiungiamo, mescoliamo. Ecco fatto, ci è voluto giusto un minuto. Vedete, ottenete un impasto molto grossolano. E adesso compattiamo il tutto con la mano. Ed ecco fatto, vedete, la ciotola è ben pulita e abbiamo ottenuto una sorta di panetto che sarà molto morbido ma non appiccicoso. Mettiamo sul tavolo e facciamo delle semplici pieghe come si fa generalmente con la pasta fresca all'uovo o normale. Quindi spingiamo in avanti con il palmo, giriamo e proseguiamo così per almeno 2-3 giri. Ecco fatto, vedete? Ottenete la superficie che è ben liscia. Quindi chiudete a palletta e coprite con della pellicola. Una volta ben chiuso, lo riponiamo in frigorifero per almeno 30 minuti. Mentre l'impasto riposa, possiamo preparare la farcia. Io farò un classico ripieno con della carne, ma volendo si può fare anche di sole verdure o con dei gamberoni. Qui abbiamo nello specifico del macinato fine di maiale, dove ho aggiunto un pizzicotto di sale, un mix di salsa di soia, acqua e aceto di riso. Nello specifico, se non lo trovate, potete anche usare l'aceto di mele. Cavolo cappuccio, un porro, che si può sostituire anche con del cipollotto, e un po' di pepe nero, questo va in base ai gusti. Iniziamo dalle verdure. Qui ho tolto dal cavolo cappuccio il torsolo, quello bianco, la parte più dura, e lo andiamo a tritare insieme al porro finemente, della stessa grandezza del macinato. Ed ecco fatto, questa è la grandezza che dovete ottenere, molto sottile. Volendo potete usare anche un frullatore, l'importante è raggiungere queste dimensioni. Adesso lo mettiamo nella stessa ciotola dove abbiamo messo la carne e semplicemente aggiungiamo i liquidi e un po' di pepe nero, quello ovviamente in base ai gusti. E mescoliamo per bene, ottenendo un composto ben amalgamato. Una volta pronto, lo riponiamo in frigorifero in attesa che l'impasto finisca a riposo. Perfetto, l'impasto ha riposato e adesso possiamo realizzare i dischi dai quali poi ottenere i ravioli. Qui ci sono due tecniche, la tradizionale e quella un po' più moderna. Adesso vi faccio vedere il metodo tradizionale. Quindi prendiamo una pallina di impasto, la pesiamo. Mi raccomando, ogni volta che fate una pallina, richiudete l'impasto nella pellicola, altrimenti si secca. Un velo di farina sulla superficie, un pizzichetto anche sopra. Schiacciamo con il palmo, ottenendo una sorta di dischetto. E adesso, utilizzando il mattarello, lo dobbiamo stendere, ottenendo il disco vero e proprio. Quindi partiamo dal centro e andiamo verso l'alto. Giriamo e proseguiamo così. Ed ecco fatto, vedete? Non saremo precisissimi, però questo è il metodo tradizionale. Volendo prendete un coppa pasta, misurate che la grandezza sia quella, e proprio per essere ancora più precisi, coppate, ottenendo proprio un disco perfetto. Una volta pronto, lo mettete su un tagliere leggermente infarinato. Proseguite con il resto dell'impasto, però mi raccomando, li andate a coprire con un foglio di pellicola in modo tale che non si asciughino troppo. Mentre se volete utilizzare il metodo quello un po' più semplice, quindi con la nostra stendipasta, dovete dividere l'impasto in tre parti. Ne prendete una e le altre due, come fatto in precedenza, le richiudete nella pellicola. Anche qua un velo di farina, mettiamo sopra e schiacciamo dando una forma un po' rettangolare. Questo ovviamente perché la nostra macchinetta ha una forma rettangolare. Adesso mettiamo al massimo l'apertura, mettiamo dentro e stendiamo semplicemente girando la manovella.
Ottenuta questa prima lingua, stringiamo la macchinetta portandola a 4 mm, mettiamo dentro e stendiamo nuovamente. Velo di farina, coppa pasta e andiamo a coppare. Ecco qua, ottenuti i nostri dischetti. Ovviamente l'impasto che avanza lo rimettiamo insieme, rimpastiamo e mi raccomando andiamo sempre a coprire con pellicola. Ed ecco così realizzati tutti i nostri dischetti. Prendiamo quindi un dischetto e un cucchiaio scarso di farcia, lo mettiamo al centro e allarghiamo leggermente. Io adesso vi faccio vedere una chiusura semplicissima, quindi non quella professionale giapponese eccetera, la potete fare tutti. Chiudiamo a mezzaluna, schiacciamo per bene, abbiamo creato come un sacchetto e adesso questa parte va all'interno e si schiaccia, rimarrà un buchino che andiamo nuovamente a schiacciare. Adesso giriamo, mandiamo all'interno, schiacciamo, rimarrà, vedete, un buchino che andiamo a schiacciare. Schiacciamo nuovamente tutto per bene. Il nostro raviolo è pronto. Una volta pronto, lo mettiamo semplicemente in una teglia con sopra della carta da forno. Ed ecco qua, i ravioli sono pronti. Se li preparate in anticipo, li mettete nel frigorifero, sempre coperti con pellicola, e li utilizzate al momento opportuno. Volendo si possono anche congelare, mettete la teglia direttamente nel congelatore e una volta ben ghiacciate, li staccate e li mettete in un sacchetto. Poi per cuocerli, li cuocete alla maniera classica. Andiamo sui fornelli, padella dal fondo piatto, possibilmente antiaderente e che abbia il suo coperchio. E andiamo ad aggiungere almeno 2-3 cucchiai di olio di semi di girasole. Una volta caldo, mettiamo dentro i ravioli sul lato quello piatto e li facciamo cuocere per circa un paio di minuti, così che si realizzi una crosticina sulla base. Una volta che si sarà formata, andiamo ad aggiungere dell'acqua fino ad arrivare a metà dell'altezza dei ravioli. Coprite con il coperchio e fate cuocere per circa 8 minuti. Adesso togliamo il coperchio e proseguiamo la cottura per altri 3 minuti. Perfetto, i ravioli sono pronti. Li spengiamo, li togliamo dalla padella e li mettiamo nel piatto da portata. E così ecco realizzati i nostri gustosissimi ravioli giapponesi. Mi raccomando, accompagnateli o con della salsa di soia o teriyaki o anche piccante.